Allora, anzitutto un ringraziamento ovviamente al Make, e in particolare a Maria Grazia Casali, perché non solo mi ha invitata ma ha preso contatti con me leggendo credo in tempi record anche il volume e facendo anche una recensione piccola ma veramente molto significativa sul suo blog, per cui io la ringrazio moltissimo perché ha veramente colto lo spirito della mia ricerca. E il comitato di accoglienza ovviamente lo ringrazio, perché questa sera mi ha veramente accolto anche sulla parte fisica, che ha bisogno di essere sostenuta, quindi mi hanno portato a mangiare delle cose molto buone di Lodi. E poi vi porto i saluti, anche se non so se lo conoscete, del mio confratello Marino Mazzola, che è attualmente al monastero di Montegiove, e sono molto contenta di vedere qui la sorella, quindi la ringrazio per essere venuta, perché lui è appunto della zona di Castiglione d'Adda e ha detto che probabilmente c'è ancora qualcuno che del Make lo ricorda. Lui ormai è entrato da molto tempo, anche se ha la mia età, quindi non è vecchissimo, insomma. Allora, ho pensato questo, che per un po' cogliere i punti di cui tratta il libro, la cosa migliore sarebbe un po' spiegarvi il mio cammino personale che mi ha portato a questo, e poi fare un flash su come è organizzato il libro, perché questo ci dà modo di vedere tanti temi che possono magari rimanere un po' soltanto accennati, e magari nel momento della tavola rotonda o delle domande magari potrò avere modo di approfondire meglio. Allora, io sono entrata nelle questioni, tra virgolette, femministe contro la mia volontà. Questo lo scrivo anche nella postfazione, dove in qualche modo in due pagine si dice, no, si rompe il quarto muro, l'autore, cioè esce fuori e parla anche in prima persona. E perché? Perché non ho mai sentito l'esigenza, come forse tutte un po' noi nate dopo il 70, ecco, di cambiare un po' la situazione che avevamo. Tutto sommato a scuola potevamo andare, tutto sommato certi diritti come donne li abbiamo visti già in qualche modo donati. Non c'era differenza a scuola, non c'era differenza nello sport. Io ho fatto pallavolo a livello agonistico con una passione monastica, praticamente, per cui mi sono dedicata veramente unicamente allo sport in maniera proprio totale, e anche lì i ruoli sono gli stessi, no? Per maschi e femmine, alzatore, schiacciatore, anche se ovviamente la pallavolo degli uomini è totalmente diversa dalla pallavolo delle donne. Quella delle donne è molto più bella, ovviamente, perché quella degli uomini è molto più potente, molto veloce, no? Le azioni durano un secondo e mezzo, però appunto ci sono gli stessi ruoli, gli stessi diritti, le stesse possibilità, le stesse opportunità. Ho cominciato a studiare teologia a 18 anni, pensando che fosse una cosa normale. Tra l'altro non sapevo se studiare filosofia o fisioterapia, perché iniziavano per tutte e due. E alla fine mi sono trovata a studiare teologia, e lì io magari sì, ero in minoranza come donna, perché c'erano soprattutto seminaristi, ma tutto sommato appunto potevo studiare allo stesso diritto dei miei colleghi, e quindi non vedevo molte differenze. Siccome ho studiato dai Benedettini, poi sono rimasta un po' fregata, no? Quindi ho sentito anche la passione di voler entrare anch'io in un monastero e fare questa vita così bella e armoniosa. Però quando sono entrata in monastero femminile ho visto che la situazione per le donne era proprio un'altra cosa, era veramente diversa. Gli uomini ovviamente normalmente studiano, tutti i monaci fanno i 5 anni di teologia, hanno dei collegi, hanno degli istituti fatti per loro, e le donne no. Per cui tu sei sempre un po', no, collegata, ti devi inventare un luogo dove stare, appunto fare avanti e indietro, cercare i permessi, perché è strano che una monaca voglia studiare, sembra un po' strano, no? Magari c'è qualche problema di vocazione, no? Perché se uno vuole studiare vuol dire che c'è qualcosa che non va. I monaci no, anzi, se non vogliono studiare i monaci vuol dire che non hanno vocazione, insomma, perché... Allora, andando avanti anche per quanto riguarda, diciamo, lo studio, appunto il mio relatore di dottorato, dopo che con fatica sono riuscita a avere il permesso per fare un dottorato, mi disse: devi studiare la questione se la donna è creata a immagine di Dio. Io ho detto: vabbè, ovvio, c'è scritto nella Bibbia. No, tu studia, ma io non volevo. Ho detto: vabbè, ovvio che è creata a immagine di Dio. E a un certo punto ho cominciato a leggere e mi sono dovuta confrontare con più o meno più anche di 2000 anni di riflessioni
sulla donna, delle maggiori menti che abbiamo avuto nella filosofia, nella cultura e nella teologia, dove l'apice, per esempio San Tommaso, ti dice che la donna è semplicemente un uomo menomato. E se questo è il massimo che abbiamo creato, no, le migliori menti illuminate, io ero un po' perplessa, insomma, ecco. Leggendo e confrontandomi con questi 2000 anni di storia sulla concezione della donna, mi sentivo molto a disagio, mi sentivo un po' come questa Christine de Pizan del 1362, una donna colta, che un giorno scrive di lei stessa, trova un libro sulle donne scritto da un certo Mateolo e rimane molto stupita perché dice: io quello che leggevo in questo testo sulle donne era molto diverso da quello che sperimentavo io in quanto donna. E ero anche dubbiosa perché non sapevo se credere a lui, perché comunque era un personaggio intelligente e interessante, oppure a quello che io veramente sentivo come donna. Ero molto in dubbio e siccome mi dicevano che come donna avevo solo difetti, ho cominciato a pensare che non dovevo più credere a quello che diceva lui. Ecco, questa è un po' l'introduzione, perché un po' è l'esperienza che si fa quando ci si incontra spesso con la teologia in generale, come donne, perché la teologia è stata fatta soltanto dal punto di vista di uomini e per lo più uomini celibi. E quindi ho visto che ho fatto un po' di fatica, insomma, a capire e accettare che l'immagine della donna fosse quella che veniva fuori dai padri. Poi cosa è successo? Una volta che ho iniziato a insegnare, mi sono incontrata con 3 realtà completamente diverse, molto distanti. Una era la realtà dei miei colleghi, seminaristi, preti, monaci soprattutto, di tutto il mondo, perché Sant'Anselmo è internazionale. E nonostante venissero da ogni parte del mondo, avevano un'idea proprio delle questioni, delle istanze delle donne, del mondo delle istanze del mondo femminile, assolutamente, veramente naif, proprio con delle mistificazioni tremende, con delle proiezioni su quello che doveva essere la donna, il femminile, no? Che era anche molto problematico perché inficiava i rapporti reali poi con le persone, con le donne concrete. E dall'altra parte vedevo appunto, per esempio negli istituti di scienze religiose, donne normalmente già laureate in un'altra laurea, non so, filosofia o archeologia o letteratura, che a 40 anni, magari una volta cresciuti i figli, si iscrivono perché vogliono approfondire la fede. Con queste donne l'istanza proprio del livello della riflessione è altissimo, molto, di gran lunga più alto di quello che trovi tra i seminaristi. L'istanza e il problema del ruolo della donna è fortemente sentito, è vissuto in prima persona. Loro sanno cosa vuol dire essere delle donne, delle madri, delle donne che devono far quadrare i conti con il lavoro, eccetera. E dall'altra parte il mondo dell'università, che spesso, siccome ha estromesso in Italia la teologia, ha un bisogno fortissimo di confrontarsi con la religione, con la fede, con la teologia, e quando vado lì, spesso appunto convocata perché la questione donne è trasversale, no? E quindi convocata magari a parlare delle donne nella chiesa, della teologia femminista, mi trovo davanti delle persone che sanno tanto di studi di genere, tanto di istanze della cultura attuale delle donne, ma nulla, assolutamente nulla di teologia, tanto che pensano che quelle 4 cose che hanno imparato al catechismo a 10 anni siano ciò che noi insegniamo nelle università teologiche. Allora ho capito che forse bisognava creare una ricerca, diciamo, questo un po' è stato il fine con cui ho pensato di mettere per iscritto quello che avevo ricercato negli ultimi 10 anni, che fosse un po' un punto di collegamento di queste tre realtà. Un po' spiegare appunto al mondo, diciamo, ecclesiale, maschile, che cos'è il femminismo, che cosa sono gli gender studies, che cos'è il movimento delle donne, cosa significa uguaglianza, differenza, perché su questo c'è un'ignoranza trabordante, cioè manca l'ABC proprio. Dall'altra, appunto, cercare di far vedere che c'è una teologia, quella anche fatta dalle donne, che sa rispondere alle istanze più alte della cultura di oggi. E poi appunto dal punto di vista
come dire, delle università o comunque della cultura di oggi, che ci sono teologi che forse non sono poi così stupidi, che possono mettere insieme due cose di riflessione e, no, e riflettere sull'identità del maschile e femminile, come per esempio, non so, Baltasar. Abbiamo avuto teologi che si sono misurati con queste nuove istanze della cultura e hanno dato risposte teologiche degne di considerazione, almeno. Qual è allora la struttura un po' del volume? Ecco, in un'introduzione spiego un po' questa mia istanza, questa mia, no, anche sofferenza, cioè vedere da dove vengo, perché ho voluto mettere insieme questi tre mondi. Dall'altra però mi sembrava importante spiegare che cos'è il movimento delle donne, perché appunto a partire anche già dalla mia generazione questa parola, la parola femminismo, ha perso proprio tutta la positività che c'era forse ancora fino a 15-20 anni fa. Allora, ricordarsi che il 68 non è già l'inizio del movimento delle donne, che c'è un movimento che ci precede, appunto, forse arriva, inizia con Christine de Pisani in Europa, ma che inizia con le donne che accedono al lavoro nella rivoluzione industriale, quando le donne capiscono che possono anche lavorare, possono essere parte delle industrie, no? Utilizzate come manodopera, cominciano a guadagnare soldi, comunque, quindi capiscono di poter essere autonome. Ed è ovvio che la loro domanda sarà diversa da quella che gli uomini si erano posti sulle donne. Gli uomini, quando cominciano a porsi il problema donna, cosa fanno? Si dicono, beh, c'è l'uomo, dato ovvio. E perché c'è la donna? Che cos'è la donna? È un'altra specie? Guardate che queste sono le domande dei filosofi, documentati. È un'altra razza? Perché non c'è solo l'uomo? Le donne, quando si fanno le loro domande, cosa diranno? Perché noi non possiamo votare? Allora, vedete che ovviamente sono domande diverse, che prendono spunto da momenti anche diversi e da situazioni sociali diverse. Allora, ricordare che il primo movimento delle donne, la prima ondata, così si chiama, fu il movimento di uguaglianza, non perché dovevamo dire che gli uomini e le donne a livello di sesso sono identici, perché nessuna persona sulla terra potrebbe affermare una cosa del genere, a meno che non dobbiamo metterla in manicomio, no? Ma l'idea dell'uguaglianza è l'idea delle opportunità, l'uguaglianza nei diritti, l'uguaglianza nella dignità. La seconda ondata del femminismo fu quella propriamente che noi ricolleghiamo con il femminismo del 68, che ebbe una, come dire, una connotazione separatista, perché le donne si erano rese conto di abitare un mondo costruito soltanto dagli uomini e quindi avevano avuto la necessità di separarsi da questo mondo per riscoprire in qualche modo se ci fosse uno specifico femminile. Ecco allora i circoli solo di donne, no? Le esperienze a partire da sé, le parole nuove per dirsi, perché avevamo capito che c'era anche le parole, la parola uomo è sempre stata considerata inclusiva del femminile. Se io stasera dicessi carissime, buonasera, tutti gli uomini si sentirebbero piccati da questo, mentre normalmente dire carissimi, noi donne diciamo certo, perché anch'io sono inclusa nell'umanità, no? Ecco, questo è un po' l'indice a livello di linguaggio del problema. Il problema è che la differenza femminile è sempre stata considerata una differenza problematica. Il maschile non è mai stato pensato come parziale, ma sempre come universale, neutro, no? Di solito poi anche possiamo aggiungere maschio, bianco, americano oggi, no? Ecco, allora, pensare la differenza femminile voleva dire pensare tutte le altre differenze che attraversano l'umanità, che attraversano anche la differenza tra me e lei, che siamo donne, no? C'è una differenza che ciascuna persona porta nella storia. E poi la terza fase, a cui probabilmente apparteniamo più noi, che non ci sentiamo direttamente appunto protagoniste del femminismo, da questa seconda ondata del femminismo abbiamo preso la distanza, che è molto interessante, perché è la terza ondata che non vuole neanche più usare la parola femminista, che è probabilmente è giusto che usi la parola genere, perché il problema non è più delle donne, sulle donne, per le donne. Il problema è chiaramente un problema della maschilità oggi. Il problema di
capire che delle donne hanno riflettuto molto su di loro, su loro stesse, su cosa significava essere donne, e hanno trovato la loro conformazione, i loro nuovi ruoli, ma non riescono a trovare, tra virgolette, dei partner all'altezza di queste nuove, nuove identità che le donne stanno portando. Perché? Perché il problema del femminile è sempre un problema anche del maschile. Chi ha avuto bisogno, quale uomo, quale maschile ha avuto bisogno di formare un concetto di femminile subordinato, negativo, mancante? Che tipo di uomo è questo? Questo ci dobbiamo chiedere, non il problema delle donne se sono subordinate o no, ma un maschio egemonico che dica, che ha bisogno di dire a se stesso e alle donne che le donne sono subordinate, che non hanno accesso, non hanno diritto di accesso a certi diritti, a certe possibilità. Che tipo di uomo è questo? Ecco, è un uomo che ormai appunto dovrebbe essere perduto nella notte dei tempi patriarcali, ma che in realtà purtroppo noi continuiamo a formare, noi madri, perché per noi il maschile è già qualcosa di un valore aggiunto, no? Mi raccontava una mia collega, ci ho portato mia figlia al giardinetto a 3 anni, aveva un bambinetto di 2 anni che ha cominciato a sputargli addosso, a dargli calci. Sono andata a ritirare mia figlia, è arrivata la mamma e io tutta contenta, ho detto, beh, mi dirà almeno delle scuse. E mi dice soltanto, lo perdoni, sa, lui è un maschietto. Cioè, e lei ha detto, io avrei dovuto capire cosa da questo? E soprattutto mia figlia che cosa ha capito da questo, no? Ecco, che tipo di maschi formiamo? Allora, oggi i maschi sono molto diversi, almeno i quarantenni, i trentenni, i ventenni. Hanno accettato che c'è un maschile dolce, no? Che essere dolci e teneri e accoglienti ed emotivi non significa essere effeminati, ma potrebbe essere un valore aggiunto alla maschilità. Uomini che si sanno misurare con la femminilità o con i luoghi normalmente tipici della femminilità, uomini che sanno cucinare, per esempio, ormai nelle famiglie giovani i ruoli sono intercambiabili, no? Di cura, di dedizione, di appunto cucina, lavaggio, come per esempio succede in una comunità che può essere mista, come quella di Bose, per esempio, no? Dove appunto ciascuno, maschi e femmine, fanno a ruota il lavoro della cucina, del servizio a tavola, della lavanderia e anche poi appunto dell'offerta formativa e di tutte le altre cose di cui la società ha bisogno. Allora, nell'introduzione un po' spiego appunto l'importanza di capire che la parola uguaglianza significa una cosa, la parola differenza significa un'altra. E appunto genere significa lo studio, è una categoria euristica che viene dagli studi di genere, che ormai ha delle cattedre universitarie a livello internazionale, è lo studio di come ogni cultura struttura le relazioni tra maschile e femminile. Se io nasco femmina in Arabia, oggi non posso guidare. Se io nasco oggi, se io vado a scuola oggi appunto in certe zone dell'Africa, vengo rapita e stuprata. Ecco, questo è il problema del genere, no? Il genere non è ciò che oggi purtroppo in una certa campagna elettorale anche politica o ecclesial politica viene detto è qualcosa che vuole dire che gli uomini e le donne non hanno differenze, anzi il genere dice che le differenze sono così tante che attraversano anche il maschile e il femminile. Questa terza fase del movimento delle donne purtroppo si è persa la fede, appunto perché in qualche modo si sta pensando che per poter essere veramente se stessi, per poter essere per esempio veramente delle donne fino in fondo, non si può essere più cattolici, non si può essere più credenti. Perché tutte le religioni hanno costituito un legame troppo a doppio laccio tra patriarcato e religione, e il patriarcato significava appunto in qualche modo, se non il disprezzo, comunque la subordinazione delle donne, no? Il loro essere solo funzionali al maschio. Ecco, io penso che ci debba essere e ci può essere una risposta credente di donna a queste istanze, perché facciamo semplicemente parte di questa cultura e ne condividiamo il DNA, quindi non siamo estranei noi stessi a questa cultura. E poi il libro, diciamo, si struttura in 3 grandi parti. La prima è metodologica, cioè noi a volte parliamo di femminile pensando che
dicendo femminile diciamo le donne, o diciamo per esempio le figure femminili che sono descritte nella Bibbia. Ora, è importantissimo distinguere che femminile, figure femminili e donne sono tre cose diverse, non completamente, ma insomma sono molto diverse. Come lo definisco il femminile? Che cos'è femminile? Quando faccio queste domande, di solito nella classe ho la tenerezza, la razionalità, la durezza, la dolcezza, la maternità, perché poi alla fine le risposte non ci sono, non sono univoche, no? Devo scegliere una caratteristica, più o meno, non so, mettendo insieme tutte le donne, dico vabbè, più o meno tutte le donne insieme, la caratteristica comune è questa, quindi dalle donne storico e traggo una caratteristica e ne faccio il femminile. Poi però pensate un po', con questa categoria io misuro la femminilità o meno delle donne concrete, quelle che mi hanno dato la definizione di femminile, e vedete che è un circolo vizioso. Come lo misuro il femminile, come lo definisco rispetto al maschile e come lo definisco il maschile, vedete che siamo sempre là. Allora, il concetto di femminile in realtà cambia, perché cambia a seconda delle culture, dei modi di relazionarsi in una società. Una madre americana non è una madre nord europea, che non è una madre calabrese. Sono tre modi di essere madri completamente diversi, eppure tutte e tre sono donne. Ora, le figure femminili, spesso che noi troviamo nella letteratura, nella Bibbia, diciamo, vabbè, qui nella Bibbia troveremo che cosa devono essere le donne. E non dimentichiamoci che la Bibbia è scritta dagli uomini. E gli uomini proiettano quello che le donne dovrebbero essere secondo loro, oppure descrivono quello che vorrebbero che fossero, e spesso però le donne non sono, no? alla resa dei conti. Allora, che cos'è quel femminile lì? È la proiezione degli uomini del femminile? Per esempio, avete presente, no, tutte le cose scritte, a parte Perpetua, che è la prima che scrive questo diario in greco, la martire, ma nel primo millennio abbiamo magari vite di sante, ma scritte da uomini. Per esempio, Gregorio di Nissa, che è un mio padre amatissimo, aveva la sorella Macrina e scrive la vita di Macrina, la prima grande vita delle sante, e scrive all'inizio: vi racconterò di una donna, semmai può dirsi donna colei che nella forza dello spirito aveva superato la debolezza della sua natura. Allora capite già che è un po' un modo di vedere suo, ecco. E anche il modo in cui la presenta, gli studi sono stati fatti in maniera anche molto ricercata, lui presenta un Socrate al femminile, perché lui si sente il Platone della situazione, quindi dimostra, diciamo, fa vedere con dei paralleli letterari che sono stati visti, che in realtà la figura della sorella è molto idealizzata, è molto scritta secondo quello che sono le sue categorie della realtà. Infine ci sono le donne concrete. Le donne concrete sono un pasticcio, perché quando entrano negli spazi hanno i corpi, si muovono, non sono il femminile, quello che è lì, adesso però, scusa, devo fare un attimo a meno, ho le cose da fare, poi ritorno. Le donne stanno lì, ti danno fastidio, ti fanno le domande che non vorresti ascoltare, ti dicono cose che non vorresti sentire. Sono donne concrete, anche molto diverso dall'immagine che noi abbiamo di loro spesso, che vorremmo che fossero, no? Ecco, e queste, tra l'altro, quando scrivono, sparigliano totalmente le carte. Noi abbiamo la definizione di femminile subordinato e funzionale, creato per l'uomo o per la riproduzione, e abbiamo poi donne tipo Hetty Hillesum, l'avete sentita sicuramente, questa donna straordinaria morta nei campi di concentramento, che scrive un diario e dice: io penso che il nostro problema è che non siamo autonome. Tanto più noi diventiamo autonome, tanto più diventiamo donne. No? E i testi qui li ho raccolti. Per esempio, un altro testo: credo di non dover dipendere da un'altra persona nella mia vita, ma da me stessa e da Dio. Allora capite che è un'altra definizione di femminile qua. Com'è che non è la donna per l'altro, tutta dedita, per cui senza l'altro non esiste, no? Oppure è un po' strana, la pazza, se non c'ha un marito è un po' pazza. Pensate a Maria Maddalena, no? Siccome non c'aveva il marito, abbiamo dovuto fare poi la sposa di Gesù, perché di qualcuno doveva essere, no? Perché altrimenti... Ecco, allora... O quando le donne appunto scrivono, e qui vi cito Teresa d'Avila, non vi cito altri testi, sapete che Teresa d'Avila scriveva
perché gliel'aveva ordinato il confessore, che però poi tagliava pure le cose che non gli piacevano, no? Il confessore diceva: ma questo non è secondo la dottrina della teologia spirituale. E allora gli tagliava i pezzi. Allora la silenziatura delle donne è stata, diciamo, triplice. Da una parte non avevano spesso accesso alla cultura e non potevano scrivere direttamente di loro mano. Secondo, appunto, scrivevano per il tramite di maschi che erano ovviamente più colti di loro, ma terzo, spesso questi maschi interpretavano, censuravano o scrivevano quello che volevano dire loro. Allora l'esperienza diretta delle donne noi l'abbiamo avuto molto poco, insomma. Sentite Teresa d'Avila, la Teresona, quella. Signore, quando eravate su questa terra, lungi dal disprezzare le donne, avete cercato di favorirle con grande benevolenza. Avete trovato in loro tanto amore e fede più grande che negli uomini. Non basta, Signore, che il mondo ci tenga chiusi a chiave, che non possiamo fare nulla per voi in pubblico che valga qualcosa, che non osiamo parlare di certe verità che piangiamo in segreto. Avverrà pure che voi non ascolterete la nostra domanda così giusta? Non lo credo, Signore, per la vostra bontà e giustizia. Poiché voi siete giudice giusto, e non come i giudici della terra, i quali, figli di Adamo, come sono, e in definitiva tutti maschi, non c'è virtù di donna che non tengano in sospetto. Quando li facciamo parlare di prima persona, sono un po', come dire, scompongono questo ideale del femminile, no? Tutto l'eterno femminino, il dolce, l'accogliente. Ecco, perché questo tipo di femminile ovviamente fa comodo a una certa gestione del maschile della società. Tu stai lì, sei bellissima, sei molto di più. Ecco, anche c'è la retorica del molto di più. Le donne sono di più. Di chi? Sempre dell'uomo, che è il punto di riferimento poi, no? Il confronto è lui. Siete di più, siete molto meglio, quindi stai lì. Che alla politica, al mondo ci penso io, che io mi sporco le mani. Tu sei troppo bella, troppo grande, no? Ecco. Allora attenzione, perché questo permette in realtà uno status quo, no? Permette, come dire, noi lo chiamiamo il femminile rassicurante, no? Non solo perché rassicura, rinforza il maschio nel suo sentirsi a posto e al centro, ma è rassicurante perché appunto non fa niente che vada fuori, no? La donna stia in silenzio e taccia, in pubblico non deve parlare. Ecco, la seconda parte, diciamo, del libro, che è la più grande, sono introdotta con quello che sto dicendo a questo, cioè è la raccolta di tutte le definizioni che noi abbiamo avuto nella storia del pensiero sulle donne, a cominciare proprio da ciò che ha preceduto il cristianesimo, a cominciare da Platone, da Aristotele, a cominciare appunto dagli stoici, quindi da prima del cristianesimo, e poi per entrare nei pensatori ebraici e appunto nel Nuovo Testamento e nei primi padri. Per esempio, nel Nuovo Testamento noi abbiamo che, siccome maschio e femmina sono creati a immagine di Dio in Genesi, l'immagine di Dio nel Nuovo Testamento già comincia a essere un problema, perché chi è l'immagine di Dio? Doc, è Cristo. Allora dire che Cristo è immagine di Dio e dire che l'uomo e donna sono creati a immagine di Dio vuol dire che anche le donne sono create a immagine di Cristo. E questo comincia già, no, a creare qualche scompiglio tra i padri, che comunque hanno una concezione presa non da Gesù, perché Gesù dimostra di avere, come dice Teresa, una concezione del ruolo delle donne assolutamente fuori dalla cultura del tempo, ma il primo cristianesimo, che deve confrontarsi con la cultura del tempo, cosa farà? Farà rientrare la figura delle donne all'interno degli schemi sociali. È uno degli esempi tipici, ce ne abbiamo avuti altri, di come il Vangelo non è stato così forte da trasformare la cultura, ma la cultura ha trasformato il Vangelo. Pensate, abbiamo avuto lo stesso problema con la schiavitù. Fino al IX secolo i cristiani ritenevano che fosse compatibile la schiavitù con il cristianesimo, per non pensare a cosa è successo poi, no, in Sud America, quando con la conquista spagnola, eccetera. Perché appunto una razza diversa metteva in fondo lo stesso problema. Allora, pensate un po', solo nel IX secolo abbiamo capito che il messaggio evangelico non era compatibile con una concezione culturale per cui gli schiavi erano per natura. Era volere di Dio che fossero così. Paolo stesso scrive a Onesimo e dice: sì, ti rimando, no, il mio schiavo, tienilo lì,
Paolo stesso, no? Ecco, lo stesso con la concezione delle donne. E siccome la patrologia, no, tutto il primo millennio, in realtà è una forma culturale da cui non siamo ancora riusciti a uscire del tutto, questa forma patriarcale, è importante vedere cosa pensavano i primi padri, perché in realtà poi il Medioevo fa lo stesso, anzi esaspera. Alcuni addirittura dicono che la donna non è creata a immagine di Dio, addirittura andando contro la Bibbia. E poi appunto fino alla teologia più recente, che in qualche modo resta impostata con questi problemi che vedono appunto la donna un po' subordinata all'uomo. La terza parte, diciamo quindi la seconda parte storica, la terza parte invece è proprio quella che noi chiamiamo sistematica, cioè prendiamo i dogmi uno per uno, il concetto del Dio Padre, la Trinità, la Cristologia, lo Spirito Santo, ecco, e vediamo come una prospettiva che tenga presente la concezione femminile o il fatto che una donna faccia teologia, in qualche modo faccia vedere anche la teologia in maniera diversa. E allora ho raccolto tutti i testi che per esempio parlano di un utero del padre, riprendendolo da dove? Da Giovanni 1,18. Ma come? Il figlio che è nel seno del padre, quel greco lì, il seno, è il colpos, è l'utero, sono le viscere di misericordia. Le donne, quando hanno cominciato a prendere in mano la Bibbia, hanno cominciato a cercare nella Bibbia i testi che parlavano della loro esperienza. E allora cosa hanno visto? Che Dio ha viscere di misericordia, che Dio è detto madre, che la sapienza, ipostatizzazione divina è femminile, e non è che se ne sta a casa a fare la calzetta, ma va nelle piazze, urla, convoca, istruisce. E appunto, vedete, l'altra volta ho iniziato un corso a Molfetta, uno dei seminari più grandi d'Italia, 200 seminaristi, e ho cominciato a dire, allora, nel Nuovo Testamento i testi che poi andranno a formare, no, la teologia sulle donne sono, e gliel'ho citati perché è un dossier, 4 o 5 testi, ve li cito più o meno, sono raccolti qui, ma uno è le donne imparino in tutta sottomissione in casa, oppure non permetto alle donne di parlare in assemblea, no? Oppure le donne si salveranno solo partorendo figli, a patto che se ne stiano a casa modeste. Allora io per esempio sarei esclusa totalmente dalla salvezza, perché ovviamente non ho partorito, quindi... Allora un seminarista di quelli furbi, dice, scusa però professoressa, lei sta scegliendo dei testi che sono in un certo modo. E ho detto, bravo, il problema è che non l'ho scelti io. Li hanno scelti teologi che per 2000 anni hanno deciso che per pensare le donne erano necessario, erano normativi questi testi qui, e non altri, per esempio, che invece le donne hanno riscoperto, no? Per esempio che Maddalena fosse l'apostola degli apostoli, non nel senso che è mandata dagli apostoli, ma nel senso che lì evangelizza, perché il genitivo sapete che può essere sia del soggetto che dell'oggetto. Apostola degli apostoli non è perché lei ha un mandato da parte degli apostoli, il suo mandato viene da Cristo e lei ha come oggetto gli apostoli, no? Perché li evangelizza. Questo è da sempre nel Nuovo Testamento, perché non è mai stato tirato fuori? Ecco, vedete allora che questo, guardare questo, ci fa vedere con occhi diversi tante cose anche di oggi. Io quanto tempo ho ancora? E sono meno 10, io ho iniziato alle 9:10, no? Quindi va bene, ho ancora un po' di tempo. Allora, per esempio, l'ultima parte dove appunto dicevo che ho affrontato in maniera sistematica i dati della teologia, c'è un capitolo che parla della teologia e della vita cristiana con le metafore femminili. Noi abbiamo anche una ricca tradizione spirituale di teologi che ha parlato della vita cristiana, della vita spirituale con termini come la metafora dell'allattamento divino, la metafora del fatto che per esempio Gesù è il latte di Dio per noi perché ci nutre con il suo corpo. Vi siete mai chiesti qual è il corpo che diventa cibo per gli altri, il maschile o il femminile? Il femminile, ma solo in un dato momento, neanche tutte le donne, no, possono allattare. Soltanto le puerpere sono in grado di produrre del latte con il loro corpo. È interessante questo fatto, no? Non ci pensiamo forse a volte. Oppure per esempio il tema del matrimonio dell'Antico Testamento, per cui è collegato il tema della prostituzione anche.
E pensate che impatto negativo ha avuto questo sulle donne, perché ovviamente, siccome si voleva usare un'immagine per dire l'allontanamento da Dio, e l'immagine era quella del matrimonio, l'allontanamento da Dio diventava la prostituzione, ma era la donna sempre quella che era l'adultera, non mai l'uomo, perché l'uomo appunto raffigura Dio, è la donna che raffigura l'umanità e quindi noi di fatto. Oppure appunto, per esempio, le metafore del seme che viene ricevuto dalla Chiesa, del seme del Logos che viene ricevuto dalla Chiesa e che fa crescere nuovi figli, no? L'idea del battesimo, per esempio, ma anche l'idea dell'annuncio, della catechesi che ciascuno di noi può fare nei confronti di fratelli che sono magari a un grado spirituale minore. Questo viene, per esempio, appunto rappresentato con le metafore del rapporto sessuale o dell'allattamento appunto della madre. Pensate poi a questo, Paolo parla di sé come di una madre che allatta i suoi discepoli. Quindi Paolo, che fonda le comunità, sa parlare di sé come di una madre spirituale. Allora, un uomo che applica a sé le categorie appunto di maternità. Allora, che cos'è maternità e paternità? La maternità è solo una donna che ha le funzioni di paternità, o è una donna che ha una certa caratteristica nella crescita? E un uomo può essere solo un padre o può essere anche una madre per un altro? Ecco, vedete, queste sono tutte questioni che in qualche modo ci fanno pensare alla vita spirituale, alla teologia, da un punto di vista delle donne, no? Delle domande che le donne si possono porre. Per esempio, io, facendo parte di una comunità femminile, avevo la abbadessa, ma abbadessa viene da abba, abba significa padre. Perché non è un'ammadessa? Amma significa madre, no? Vedete, nel linguaggio ci sono nascoste tante cose. Infine, appunto, mi sono chiesta che cosa succede quando le donne cominciano a riflettere sulla teologia. Intanto cambia il soggetto, ed è tanto già. Non sono più gli uomini che parlano, parlano anche le donne. Ma anche i destinatari sono diversi se sono delle donne. E infine, quali sono le conseguenze se una donna comincia a riflettere da donna sulle questioni della paternità, della Trinità, della Cristologia, della paternità o maternità spirituale? Per esempio, c'è una mistica, Giuliana di Norwich, che appunto ho esposto in questo testo, che parla di Gesù madre. Anche Sant'Anselmo ha una preghiera dove si rivolge a Gesù come madre. Perché? Perché ci ha rigenerato alla vita della risurrezione, ci ha creato. E quindi sapete che tutto è stato fatto per mezzo del Logos, per mezzo di Cristo, dunque ci ha creato e ci rigenera, è una funzione materna. Allora Giuliana di Norwich parla di Gesù come madre. Dice, ma perché questi testi non ce li hanno detti? È perché normalmente non c'era l'esigenza di scovarli. Se delle donne cominciano a cercare, ovviamente hanno altre esigenze, cercano dove magari non è stato ancora studiato, no? E allora trovano anche perle bellissime di linguaggio, di teologia, di metafore. Allora, per finire, nella conclusione io mi permetto di fare appunto, dopo questa che è un po' una ricognizione, da una parte storica un po', dall'altra anche degli studi che in realtà già delle donne negli ultimi 50 anni hanno fatto, quindi non è che invento niente di nuovo, ho raccolto cose che ci sono già in giro da 50 anni ma che purtroppo non sono conosciute dai nostri colleghi e soprattutto non sono insegnate, no? E il primo problema è questo. Genio femminile, appunto, un po' per spiegare il titolo, anche capisco ad effetto, ma volutamente anche per questioni di marketing, me lo dicono. Allora, al pagina 258 dico: Giovanni Paolo II e il successivo magistero di Papa Benedetto XVI hanno ritenuto di valorizzare le donne parlando del genio femminile. È stato molto importante che due papi riconoscessero a livello teorico l'importanza del contributo delle donne, la loro forza di cambiare la storia, benché nella prassi e nei costumi ecclesiali si faccia ancora fatica a consentire loro una piena espressione, impoverendo così la Chiesa tutta e l'umanità intera.
Resta tuttavia una perplessità del valore di questa categoria. Che cosa si intende per genio femminile? È l'apporto delle donne concrete alla storia? O è una caratteristica che si seleziona ideologicamente e che diventa criterio di selezione delle donne? Quelle che, avendo determinate caratteristiche, risultano funzionali a un certo assetto androcentrico, anerandros, maschio, centro, no? Si capisce? Cioè una visione della società dove l'uomo maschio è al centro. Perché non parlare allora anche di genio maschile? È strano che nei documenti ufficiali l'enfasi sul genio femminile appaia sempre legato al tema dell'esclusione delle donne dal sacerdozio. Questo collegamento è necessario? È lecito chiedersi che cosa nasconde, ma io, per scelta anche di ricerca, non ho voluto parlare di donne e sacerdozio perché ritengo che sia un falso problema. E questo lo spiego, il problema del ruolo delle donne nella Chiesa e l'impatto della teoria della differenza sessuale in teologia sono tutt'altro che collegati alla questione dell'ordinazione. I problemi derivanti da una mentalità patriarcale restano immutati anche nelle chiese che hanno permesso alle donne l'accesso al ministero ordinato, dai luterani, dagli evangelici. Le tematiche invece connesse alla femminilità devono potersi dipanare, potendo gettare nuova luce su diverse questioni prettamente teologiche, come quelle della rivelazione, del linguaggio delle metafore su Dio, dell'antropologia dinamica, della morale sessuale, della gestione del potere, della costruzione di una Chiesa a due voci, capace di accogliere non solo la differenza femminile, ma ogni tipo di differenza. Allora, questo è il motivo per cui, a mio parere, bisogna andare al di là del genio femminile, perché se questa categoria in realtà non è che la prosecuzione di una definizione culturale patriarcale di femminile, siamo ancora ai padri della Chiesa. Se invece vuol dire accettiamo le donne nei ruoli e nei posti della Chiesa dove c'è bisogno di tutti, allora forse questo è l'inizio per cambiare qualcosa. Io per ora mi fermo, grazie. E in diretta su Radio Lodi avete ascoltato l'intervento di Benedetta Zorzi. Ora sentiamo bene, le domande. Ringraziamo Benedetta per questo percorso anche molto veloce ma con molti approfondimenti, tema ricco, articolato, che avrebbe bisogno di altro tempo. Io apro formalmente il dibattito, se ci fosse appunto qualcuno, come in genere accade ai nostri incontri, che volesse porre domande o approfondire spontaneamente, dire qualcosa. Intanto, in attesa che magari qualcuno, io vorrei che Benedetta ci parlasse magari un minuto ancora del rapporto tra le donne e la rivelazione, cioè è questo sì. Allora, che mi sembra interessante. Sì. Il problema è questo: com'è possibile che un'istanza, appunto una delle domande che hai anche riproposto all'inizio, no? Un'istanza così nuova come quella delle donne, che di fatto è nuova, lo riconosceva anche Giovanni XXIII, vi ricorderete, nella Pacem in Terris 22 disse: avviene una cosa nuova, l'entrata delle donne nella società, cioè quindi è una cosa storicamente nuova, no? Allora, com'è possibile che questa cosa così nuova possa essere fatta interagire, cioè possa avere una risposta o no, un collegamento con la Bibbia, che in realtà è un testo che viene prodotto in un tempo molto determinato, in una cultura determinata in una maniera particolare, cioè patriarcale. Com'è possibile? Allora, è possibile perché noi, anche no, il Vaticano II nella Dei Verbum lo esprime molto chiaramente, scrittura crescit cum legente, diceva Gregorio Magno, no? Cioè la scrittura in realtà non è qualcosa che noi dobbiamo interpretare alla lettera, perché l'unica interpretazione che non possiamo dare, come dice il documento del 90 della Pontificia Commissione Biblica, è quella letterale.
La lettura fondamentalista non ci appartiene, è un suicidio del pensiero, viene detto, no? Allora, tutte le altre interpretazioni, ovviamente, come ogni, siccome Dio ha accettato di parlare con le nostre parole umane del tempo, va interpretato ed è sottoposto al comune fraintendimento, i processi di comprensione che sono quelli umani. Allora, nel momento in cui noi abbiamo l'interpretazione della Bibbia, sempre noi la interpretiamo a partire dalla cultura e dal tempo in cui siamo. Allora, queste domande nuove possono essere messe nella Bibbia e creare teologia che si rinnova sempre. La teologia non è la Bibbia, non è la fede, è la parola fatta, diciamo, modulata per spiegare la fede alla cultura. È vero che le parole della teologia sono prese dal tempo in cui siamo. Quando la Bibbia o il Nuovo Testamento andrà in Cina, non ci sarà il verbo essere. Che facciamo con Dio che è colui che è della metafisica aristotelica? Allora non c'è più Dio, no? Allora è chiaro che noi abbiamo bisogno di un concetto di rivelazione che è storica. La rivelazione avviene nella storia, prima di tutto perché Dio parla alle persone che sono storiche, poi perché la stessa Bibbia è un processo di lettura e rilettura. Noi abbiamo non solo la Torah, ma anche tutti i testi dopo che reinterpretano la Torah. E il Nuovo Testamento che cos'è? Gesù che reinterpreta l'Antico Testamento. Ce l'abbiamo già nella Bibbia che questo è un processo storico. Inoltre la teologia cosa fa? Prende la Bibbia, la fede e la reinterpreta cultura per cultura, epoca per epoca. Allora è chiaro che nel momento in cui la schiavitù è diventato un problema, abbiamo ritrovato i testi di Gesù in cui appunto si parlava di libertà di ogni essere umano. È chiaro che oggi che abbiamo il problema delle donne e della loro dignità, ritroviamo i testi in cui Gesù ha dato forte dignità alle donne, che erano rimasti nascosti. Ma perché? Perché Gesù non l'aveva detto o Gesù non è il rivelatore completo? No, perché a catechismo ci insegnano che la rivelazione si è chiusa con la morte dell'ultimo apostolo. Allora, non è che abbiamo bisogno di una nuova rivelazione, è che noi non abbiamo ancora capito quanto c'è dentro. È come se ci fosse tutto un magazzino pieno, buio, e noi pian piano stiamo tirando fuori tutte le cose. Ma non avrebbe senso che questa interpretazione non durasse quanto la storia stessa, perché la Chiesa è pellegrina verso il regno, è ancora alla ricerca della totale verità. Pensate a Gesù che dice in Giovanni 16, mi pare, qualche spicciolo: per ora non vi posso dire tutto perché non siete capaci di portarne il peso, lo Spirito vi ricorderà, cioè da dentro vi ricorderà tutto quello che ho detto io. Certo, non è un'altra rivelazione, è la sua. Ma pian piano lo Spirito ci aiuta a capire sempre meglio, no? Allora, questo è il concetto di rivelazione nella storia. Noi cresciamo sempre più nella comprensione di cosa Gesù ci ha detto della Bibbia, no? E ogni istanza nuova, culturale, ci può far capire meglio. Come appunto l'istanza delle donne, che capiamo ancora meglio cosa vuol dire la libertà che Gesù ha dato a tutti. E non c'è più uomo e donna di fronte a Cristo, perché li battezziamo, poi le abbiamo sempre battezzate le donne, quindi le abbiamo proprio salvate, mi dispiace, quindi non c'è mai stato dubbio su questo. Non so se ho risposto. Sera, grazie. Sto leggendo il libro di Dacia Maraini su Chiara. E mentre lei parlava mi veniva in mente Francesco, uomo maschio, e Chiara, donna. E poi mi veniva in mente che non ho mai capito, adesso non so, io non so molto di Chiara, ma non mi ha mai appassionato Chiara come leggendo questo libro di una donna che non è neanche cattolica, certo, sì. Però è donna. Sì. Volevo... E di questa donna, pur dicendo che è molto obbediente a Francesco, così, ma ne esalta la libertà, e pur essendo in monastero, chiusa, così, ne esalta la libertà. Ecco, una prima... La seconda è guardando lei, che io, venendo questa sera, immaginavo una con sulla tonaca... Ce l'ho, volete no, me la mettivo? No. Dovrebbe metterla per vedere la differenza. E... No, no, ma sono sempre io, non si preoccupi, non è che cambia nulla. No, 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 ma questo fa bene. Purtroppo. È così.
e la sua amica, che è anche mia amica, ha detto: ma guarda che è una bella donna, eh. Oh, Dio. E la terza cosa, io ho fatto il seminario. A un certo punto ho avuto una crisi, ma siccome non potevo incontrare le donne, le uniche donne erano le suore, che non potevo neanche aiutare a preparare la tavola, a apparecchiarle per il giorno dopo, perché noi eravamo dovevamo studiare, mi ha salvato Madeleine Delbrel, una donna, leggendo dei libri. Poi, uscito dal seminario, sono andato in Africa e lì ho incontrato un altro tipo di donna, mi sono sposato e ho 5 donne in casa, fa 6. Però non perché ce l'ha come mogli, no? 5, sì. Ecco, grazie. No, beh, potrebbe essere, ecco, Gesù ne aveva tante, perché ho letto che le mistiche erano abbastanza gelose, lo volevano tutte un po' per sé, quindi beh, lui noi, ne aveva sì, un po' tante di donne, Ecco, e mi sono confrontato e mi confronto tutti i giorni con questo mondo femminile, che non è teologico, non c'è una riflessione sì. teologica, ma a me, come siccome io la faccio la riflessione teologica, mi ha aperto degli orizzonti molto belli. Adesso io non dico che un prete deve sposarsi, non è un problema mio, però non crede che anche nella relazione un po' più... libera tra religiosi, tra sacerdoti, così potrebbe sia la figura di Dio, perché la teologia uomo-donna essere più esplicita e poi più concretizzata nella vita e nel rapporto con gli altri. Grazie. Magari raccogliamo. Sì, ah, va bene, sì, meglio. Sì, no, meglio che raccogliamo, sì. Allora, volevo chiedere se era possibile approfondire quello che poi in un libro recente è stata identificata come la fuga delle quarantenni. Don Armando Matteo, un uomo, di fatto ha scritto in rapida sequenza due volumi che hanno fatto un po' parlare di sé. Uno, La prima generazione incredula, quindi... trasversale rispetto al genere, il secondo è La fuga del quarantenne. Adesso c'è il terzo, ecco. L'adulto che ci manca. Infatti, appunto. Però vi volevo chiedere perché non c'è. Quanto fa più problema o quali sono gli elementi in più? E perché non c'è una fuga dai quarantenni che viene vista come problema? Cioè la secolarizzazione colpisce, diciamo, le trentenni, i trentenni e le ventenni, i ventenni in modo uguale, e non invece le donne che comunque sentono di dover ancora fare i conti con l'immagine che da una tradizione gli è stata proiettata addosso. Cioè, non so se mi spiego, però sì. Dire un po' qualcosa in più su questo. Sì. C'è ancora qualcuno che vuole intervenire? Possiamo, prego. Io volevo fare questa considerazione. Quando nella nostra religione cattolica si deve definire qualche concetto che riguarda la fede e la morale, chi li definisce? Gli uomini o le donne? O gli uomini sentendo anche le donne o soltanto gli uomini? Poi una cosa che non so se c'entra, se non c'entra, se ne parlerà un'altra volta. Se riesce a spiegare in modo da far capire anche agli altri, oltre che a me stesso, l'opportunità per cui l'adozione debba prevedere un uomo e una donna, e non due uomini e non due donne. Non do un giudizio su queste cose, voglio solo un'illuminazione. Poi c'era qualcos'altro, ho dimenticato, grazie. Grazie. Comincio? Sì, direi di... Sì, allora, intanto la prima domanda su Chiara. Io mi sono trovata a leggere questo volume invece di Maranesi, che è un francescano, preside dell'Istituto Teologico dell'Istituto di Scienze Religiose di Assisi, che ha mostrato in questo volumetto La clausura di Chiara d'Assisi
che in realtà Chiara voleva seguire Francesco. Il problema è che a quel tempo le consacrate non potevano se non stare dentro, perché iniziò il processo di claustrizzazione delle consacrate dal 1200, dalla bolla pericoloso 1290 in poi, che poi fu sanzionata in maniera drammatica da Trento, no? Che mise in clausura tutte le monache, cioè tutte le consacrate francescane, benedettine, carmelitane, senza nessun tipo di differenza, no? L'unica specificità delle monache era stare dentro, per cui poi dopo uscirono fuori le suore, perché non c'erano più donne consacrate per strada. Ma Chiara voleva seguire Francesco. Allora lui dimostra che in realtà la clausura di Chiara, o comunque l'impostazione di Chiara, poi un po' in qualche modo lui dice tradita da i papi, insieme a la Santa Agnese famosa, che poi riformò un po' il Carmelo a Praga, era quello di stare con i poveri come prima cosa, non di essere claustrata o reclusa. Tant'è vero che San Damiano fu scelto perché permetteva questa possibilità di stare all'esterno della città e di avere un contatto con i poveri molto più forte. Allora vedete che già vi ricorderete che Chiara all'inizio fu messa in un monastero benedettino, perché erano le benedettine erano le uniche ancora c'erano, no? E avevano questa forma di clausura. Allora vedete che l'intuizione in realtà di una donna, che era magari quella di condividere la stessa spiritualità di Francesco, fu penalizzata dalla situazione sociale di quel tempo, no? Chiara dovette appunto trovare una forma diminuita del suo essere francescana, che poi appunto diventò quello che diventò con, e le questioni sono forti anche all'interno delle Clarisse attualmente, e, appunto soprattutto perché fu un'imposizione tutto sommato maschile, cioè del papato, quella di considerare le monache anzitutto come recluse. Perché poi? Perché dovevano essere mantenute nella loro verginità come se fosse l'unico valore di una donna, e quindi avere lo stesso comportamento che avevano le donne del Medioevo, cioè stavano dentro, non si facevano vedere dagli uomini, perché altrimenti davano, no? E questo comportamento ovviamente cosa faceva? Aveva un impatto sulla dignità del maschio, quindi in realtà le donne poi religiose avevano la stessa funzione nei confronti, no, della chiesa ufficiale maschile. E per quanto riguarda la domanda del primo intervento, non crede lei che la relazione tra maschile e femminile sia importante anche all'interno della vita religiosa? Sì, tanto che avevo iniziato un'esperienza che appunto prevedesse una comunità mista, poi adesso un po' in stallo, di cui vi ho portato appunto i dépliants, perché facciamo delle proposte anche di di teologia, esperienze spirituali, anche di riflessione teologica. Perché credo che il futuro sarà lì, cioè non ci siamo riusciti noi adesso, ma prima o poi qualcuno ci riuscirà, nel senso che il maschile e il femminile hanno bisogno di incontrarsi, no? Hanno bisogno perché se siamo fatte immagine di Dio, l'immagine di Dio non sarà completa, il suo volto non capiremo qual è finché uomini e donne non hanno la possibilità di annunciarlo, interpretarlo, viverlo in maniera uguale e diversa. Quindi sono molto d'accordo, ma credo che appunto forse non è nei prossimi 50 anni, ancora forse dovremmo passare per comunità doppie, ma il futuro è quello, perché non c'è altra forma secondo me della vita religiosa futura, almeno in un mondo totalmente scristianizzato, dove bisognerà ripartire dai pochi numeri e un po' dallo zoccolo duro, ecco, della fede. E per quanto riguarda la fuga delle quarantenni, sono contenta che avete citato Armando Matteo, perché Armando Matteo, poverino, stette molto male l'anno in cui uscì questo libro, e quindi io mi presi la briga di fare la presentazione di questo libro al posto suo, perché me l'aveva dato, me l'aveva consegnato in anteprima, e ne parlai quindi moltissimo in varie zone d'Italia. Allora, la sua tesi è questa, che io non sposo completamente, ma comunque ringrazio Armando per aver fatto questo testo. La sua tesi è questa: dal 70 in poi, dalla classe 1970 in poi, non ci sono più le differenze di una volta, si intitola un capitolo, cioè uomini e donne, i ragazzi non sentono più la differenza tra i ruoli maschile e femminile, perché appunto, come dicevo, sono cresciuti di fatto in una uguaglianza di diritti e di possibilità. Il problema è che oggi le donne quarantenni, che sono quelle che in qualche modo crescono i figli del futuro e le generazioni future, sono quelle che percepiscono una totale distanza dalla forma ufficiale della Chiesa Cattolica.
La tesi sua è questa, io ve la riporto, quindi non, ambasciatore non porta pena. Allora, in materia per esempio di politica, di etica, morale, sessuale, eccetera, hanno preso una sana distanza proprio dalle posizioni che invece sono ufficiali, ma il problema, secondo lui, dice, soprattutto in Italia, che la trasmissione della fede è fatta dalle donne, perché ancora le donne sono quelle che comunicano la fede ai figli e crescono di fatto le giovani generazioni, ma per esempio nel Nord Europa non succede. Lui dice: noi avremo la prossima generazione di increduli, perché in realtà stiamo crescendo delle persone che sono ormai staccate da ciò che la Chiesa ufficiale sta dicendo. Capite qual è il problema? Per cui la fuga delle quarantenni è più drammatica della fuga dei quarantenni. Tra l'altro c'è l'altro problema che io noto nei seminari, cioè siccome la Chiesa cattolica è rimasta un po' l'unico baluardo in cui ancora il maschio, no, ha questa idea di essere al centro, l'unico, no, e valere un po' qualcosa anche senza le donne, ovviamente persone fragili o giovani che non sanno bene, non hanno più il macio, perché ormai quello ti ride in faccia, no? Però non sanno a quale nuova identità approdare, ovviamente nella Chiesa Cattolica si ritrovano con un ruolo definito, no? Sono qualcuno, sanno chi sono e la loro maschilità non è in discussione. Tant'è vero che poi quando trovano persone come me conflittano, perché ovviamente una donna che ti dice le cose in faccia, no, ecco. E allora, io penso questo, che il problema della fuga delle quarantenni è anche il problema dei quarantenni, in realtà. Ma, e questa è la tesi di Matteo che io non sposo totalmente, le quarantenni di oggi trasmettono i veri valori su cui le generazioni future cresceranno e sono donne che ormai, non avendo avuto diciamo coinvolgimento nella Chiesa Cattolica, perché non, il femminile ufficiale della Chiesa Cattolica non si vede, si vede solo il maschile, non essendo vicina diciamo la Chiesa alle esigenze delle donne di oggi che hanno famiglia, lavoro, eccetera, e sentendo distante l'annuncio della Chiesa o le posizioni della Chiesa in materia di appunto politica, diritti, eccetera, di fatto hanno abbandonato la fede e di fatto cresceranno su dei valori che non sono quelli che la Chiesa Cattolica ufficiale trasmette. Questa è la tesi, ecco. Ripeto, io non sono del tutto d'accordo, perché invece sono convinta che la nuova gestione delle famiglie, che prevede una paternità molto più vicina, permetterà anche un altro tipo di, come dire, di trasmissione di fede, perché anche gli uomini trasmettono la loro fede se non stanno sempre fuori, no, a lavorare. Ecco, quindi, perché anche questa idea della paternità che deve star fuori e distante è un'idea della paternità che viene da una concezione patriarcale e Freud insegna, insomma. E Anatrella pure, visto che parlavamo di questo psicologo. C'avevo ancora una domanda, per quarantenni. Allora, sì, un po' ho introdotto già, no? La questione morale è stata fatta sempre dagli uomini. Io quando studio Agostino mi rendo conto che il poveretto, quando descrive il concetto di peccato originale, in realtà pensa alla sessualità solo maschile. La sessualità maschile collega il piacere e la riproduzione, no? E il seme. In realtà, se avesse avuto di fronte anche come funziona la fertilità femminile, ma non poteva arrivarci perché a quel tempo la fisiologia non aveva ancora scoperto la presenza dell'ovulo femminile anche nella generazione, viene scoperto solo nel 1826, quindi pensate, non poteva proprio. Ovviamente, dove abbiamo per esempio una corporeità che scollega piacere e fecondazione, ovviamente avrebbe avuto un impatto molto diverso sulle concezioni della sessualità, che hanno pesato fortemente sull'Occidente in maniera negativa, no? Quindi questa è una cosa. L'altro problema è questo: cosa succede quando delle donne appunto fanno teologia o cominciano appunto a dire la loro prospettiva? Pensate alla questione delle suore americane, che io sto guardando con molto interesse ma anche con molta preoccupazione. Lì abbiamo delle suore che hanno deciso ovviamente di fare delle scelte proprio anche a livello proprio globale, tra l'altro hanno dietro fette di popolazioni enorme, per cui il Vaticano deve stare molto attento a come reagisce. Che hanno deciso appunto di fare dei passi nei confronti, anche un po' di autonomia rispetto alle posizioni dell'episcopato americano.
hanno avuto, sapete, questa ispezione che è partita nel 2009, poi si era fermata perché sembrava proprio una crociata, quindi le suore hanno avuto un'alzata di scudi, poi hanno cambiato il prefetto della congregazione, che ci è andato un pochino più con i guanti appunto di velluto. Ma ultimamente la cosa si è riaccesa, perché? Perché da una parte appunto le suore dimostrano appunto una loro prospettiva che un po' si separa dalla posizione ufficiale del Vaticano su appunto materia di politiche, tra l'altro la cosa scoppiò quando c'era la riforma Obama sulla sanità. E sono tutte, diciamo, gestiscono grandi fette di popolazione, sono vicine agli omosessuali, ai più poveri, sono appunto, fanno anche discorsi di teologia molto nuova, come per esempio può essere la teologa La Johnson, che ha prodotto dei libri che sono riconosciuti a livello dei teologi in maniera tranquilla, ma sono state un po' condannate per, pensate un po', il femminismo è diventato un'eresia per femminismo. Ora, la teologa è stata appoggiata non solo da tutta l'associazione dei teologi americani, dicendo che non c'è niente in quello che dice che è fuori della fede, ma anche da parte degli ordini religiosi, in particolare dal capo dell'ordine religioso dei francescani. Allora, lì capite che la situazione è molto delicata, perché lì le donne, proprio le donne, le religiose, che forse sono quelle anche un po' più avanzate, perché hanno la possibilità di studiare di più teologia, eccetera, prospettano una possibilità diversa rispetto a quella che il Vaticano, diciamo, Roma propone. Ma non è una questione di una persona, è l'80% delle religiose americane. Allora, siccome sembra che vadano tutte sotto una scomunica, e siccome sembra che abbiano dietro appunto fette di popolazione molto ampia, io voglio vedere come va a finire, perché appunto non hanno assolutamente intenzione di retrocedere di un millimetro. E il Vaticano non ha assolutamente intenzione di appoggiare alcune posizioni che invece stanno portando avanti. Io le guardo con attenzione, perché credo che quello che succederà lì succederà poi, ovviamente, come avviene sempre prima in America, in Europa e soprattutto in Italia, perché comunque le nord europee sono un po' più scaltre di noi. In Italia abbiamo una situazione molto molto penosa, insomma. Adozioni, sì. Io dico sempre questo, no? Che I primi Pax, quando si chiamavano così, sono le comunità religiose, perché noi facciamo un patto per sempre con persone dello stesso sesso, quindi voglio dire, io siamo mono, almeno, comunità monosessiste, se non appunto omosessiste, penso anche questo, che San Benedetto ha un capitolo sugli oblatini, cioè i tanti figli che venivano messi in monastero e cresciuti da tutta una comunità che era dello stesso sesso, tutto sommato, perché, come si dice, mi pare, in Africa, per crescere un figlio ci vuole un villaggio. In realtà pensare che la crescita di un figlio possa essere come dire, gestita solo da un uomo e da una donna, anche il padre e la madre, sono troppo poco per una persona, a mio parere, ecco. Bene, grazie a Benedetta. Bene. Di queste chiedo se c'è ancora lasciamo. Applauso meritatissimo. E, c'è ancora tempo per qualche intervento, perché non dovrebbe essere tardi. Prego. Eccoci. Sono le 10:25. Sì, se volete continuiamo. Una domanda secca. La esclusione delle donne dal sacerdozio. Non implica l'affermazione dell'inferiorità della donna costituzionale? Basta. Allora, vi faccio entrare le questioni tecniche, poi non mi dite che non ci abbiamo gli argomenti noi donne. Allora, primo, esclusione delle donne dal sacerdozio, domanda errata. Si dice esclusione delle donne dall'ordinazione, perché il sacerdozio non è la parola corretta in teologia, perché Gesù ha escluso il sacerdozio, abbiamo l'ordinazione. Allora, l'ordinazione prevede episcopato, presbiterato e diaconato. Papa Benedetto XVI ha messo mano al diritto canonico nel 2002 con un motu proprio, cambiando due testi del diritto canonico, adesso i numeri non me li ricordo, ma dovrebbero essere 1802 e 1803, potrei sbagliarmi, in cui decide che
l'impersona Christi, cioè il fatto che l'ordine immette l'ordinato nella persona di Cristo, quindi gli dà la possibilità di rappresentare Cristo in persona Christi, è riservato solo all'episcopato e al presbiterato. Il diaconato è sciolto da questo. Quindi, mentre prima, dopo il Vaticano II, si era detto che il diaconato anche configura l'ordinato alla persona di Cristo, ora non più. Questo chiaramente permette, non solo a mio parere, ma a parere di molti teologi, la discussione su un'ordinazione diaconale delle donne. Tra l'altro la storia le ha sempre conosciute. L'altro problema è questo. Nell'ordinazione l'ordinato è configurato, cioè alla persona Cristi o alla persona Gesù? In persona Cristi o in persona Gesù? Per questo è il problema. Gesù. Cristo o Gesù? Perché si dice sempre che la maschilità del sacerdote è legata al fatto che Gesù era maschio. Ora, intanto c'è un triplo salto mortale tra il fatto che il sacerdote è Gesù, sic et simpliciter. Secondo, e vi potrei anche mostrare i passi, perché il primo è il fatto che perché si debba dare più importanza al fatto che è maschio e non, per esempio, al fatto che era ebreo, che era biondo, che aveva i capelli, gli occhi azzurri, per esempio. Questo è quello che dicono le teologhe. Il secondo è la posizione dell'ordinazione all'interno della messa. E già questo, l'impersona Christi all'interno della messa, è una questione dibattuta dai sacramentaristi oggi. L'altro problema è questo: se è nell'impersona Gesù, allora ok, ci deve essere la maschilità, ma l'impersona Gesù non è la mediazione, non è ciò che dà la mediazione del sacramento. Cioè, quando Agostino dice una messa fatta da un sacerdote indegno è valida comunque, perché in realtà la grazia non la dà il prete uomo, la dà Cristo, mediatore. Allora qui siamo di fronte al fatto che l'impersona Christi è quella che conta e Cristo è risorto. Allora bisogna capire che fine fa la sessualità nella risurrezione. Questa è una questione da dibattere a livello teologico, ovviamente io adesso non mi aspetto che qui ci abbiamo la risposta pronta, ma comunque sono queste le questioni, non sono semplicemente detto Gesù è maschio, allora il prete maschio. Che vuol dire? Cioè, ci sta un triplice salto mortale prima di dire che un ordinato deve essere, poi si può anche spiegare perché, ma ci sono dei passaggi che non sono così evidenti. Allora bisogna capire che nel momento in cui l'impersona è in persona Christi, in realtà sto dicendo il mediatore e non la persona concreta. Tutte queste cose, a mio parere, non si possono dibattere, perché c'è appunto ormai, dopo l'ordinatio sacerdotalis di Giovanni Paolo II, il divieto di parlare di questi argomenti, quindi in realtà io non potrei neanche parlarne. Infatti se ne parlo e non ne parlo, comunque lo faccio negli istituti teologici, perché questi livelli poi si possono valutare, o semmai tra colleghi, neanche in livello di formazione. Però capite che sono questi i livelli della domanda. Allora io ho l'impressione che noi, siccome non possiamo parlare appunto di donne e sacerdozio o di ordinazione, in realtà non ci permettiamo di andare su zone di riflessione che sono totalmente inesplorate per noi. Mentre invece, se dobbiamo fare una discussione seria, dobbiamo poter parlare di tutti questi argomenti. E poi comunque ci si arriva insieme, per cui non è un teologo con la sua ipotesi che cambia la storia, insomma. Per cui io non mi sento di dare risposte su questo. Invece mi sento di dire chiaramente che ormai si è aperta la strada per una riflessione ecclesiale sull'ordinazione diaconale delle donne. La domanda era precisa. Cioè? Implica o meno la inferiorità della donna rispetto all'uomo? Dipende se l'impersona Christi implica una maschilità, se la maschilità è un valore aggiunto, se la maschilità è nel corpo risorto, o se la maschilità è soltanto di Gesù, la riproduzione è della persona Gesù. Non lo so se si possa fare già questa affermazione. Semmai la farei invece sul problema dei ruoli del potere, quello sì. Nel senso che noi abbiamo collegato all'ordinazione i ruoli di potere,
mentre attualmente abbiamo la posizione ufficiale della Chiesa Cattolica che dice che le donne devono entrare in ruoli di leadership. Quindi, se da una parte le donne devono entrare in ruoli di leadership e dall'altra la leadership può essere tenuta soltanto da ordinati, la Chiesa Cattolica ha un problema e lo deve risolvere. E lo sta già risolvendo perché sta dando ruoli di leadership a donne all'interno delle congregazioni vaticane. Quindi, scollegando l'ordinazione dal potere, diciamo, rimane il collegamento tra ordinazione e esercizio sacramentale. Insomma, fanno la messa, ecco, ma insomma poi il resto delle donne possono avere per esempio la gestione di gruppi di popolo, di popolazione. Però questo è un problema per l'Episcopato, quindi non è così semplice. Perché non credo che sia posta... Sì. Se la maschilità è un valore aggiunto, sì, altrimenti no, ma non mi sembra che in queste questioni ci sia questo problema. Per esempio, solo dagli ultimi 40 anni si parla della maschilità di Cristo capo nel senso della maschilità sessuale dell'ordinato. In realtà in tutto il Medioevo il maschio era semplicemente il capo. Non era perché era maschio, perché aveva gli attributi, ma perché il maschio è colui che sta a capo, quindi per forza chi sta a capo deve essere maschio. Oggi non ci abbiamo più questa cosa, quindi abbiamo dovuto andare alla maschilità proprio sessuale dell'ordinato e ormai ci stanno dei pezzi che non riusciamo a tenere più insieme.